Buongiorno a tutti, sono Simone Piccinini dell'Associazione Amelin di Bologna e sono qui stamattina all'interno della cornice del Festival Lector in Fabula per moderare un incontro tra le scuole di Conversano, quindi i ragazzi e le ragazze delle scuole di Conversano e Melvin Burgess, scrittore inglese che è uno dei più importanti scrittori inglesi per ragazzi. E ringrazio anticipatamente le interpreti, Lucia ed Elvira, l'organizzazione del festival e le classiche, grazie appunto alla loro partecipazione, al fatto che hanno letto i libri di cui parleremo stamattina e appunto ci permettono di poter fare questo incontro. E le scuole sono il De Lilla di Conversano, le Carelli Forlani di Conversano e le scuole medie Dante Alighieri di Casa Massima. E so che alcuni ragazzi e alcune ragazze sono in diretta con noi, quindi li saluto e ho qui, li saluto e le saluto. E ho qui la lista delle domande che avete posto a Melvin, che poi io porterò, sono qui apposta per rivolgergliele. E approfitto di prendere qualche minuto un po' per introdurlo, presentarlo a chi non lo conoscesse o lo conoscesse solo per il libro che ha letto. I libri che i ragazzi e le ragazze hanno letto sono Il grido del lupo, che tra l'altro è stato pubblicato qualche anno fa in Italia, ma è il suo primo libro edito. E racconta di un ragazzo che scopre le tracce di alcuni lupi in Inghilterra. E ne è stupito perché sa appunto per gli studi, per i libri di scuola, che i lupi sono estinti, in Inghilterra non ce ne sono più. E quindi di fatto ha scoperto l'ultimo branco di lupi esistente. Involontariamente informa un cacciatore appunto di questa esistenza e il cacciatore si metterà sulle tracce di questo branco per sterminarlo. L'altro libro che i ragazzi e le ragazze hanno letto è Innamorarsi di April. E qui siamo nell'Inghilterra degli anni 30. E la protagonista è una ragazza nella fase della pubertà, quindi in realtà la storia parte dalla sua infanzia, una ragazza sordomuta che ha un fortissimo rapporto con la natura, molto spesso va nel fiume e incontra i cigni, quindi ha veramente un collegamento forte con la natura. Crescendo diventa molto bella e mantiene questa spontaneità, questa grande disponibilità che viene intesa appunto come essere disponibile nei confronti del genere maschile, del sesso maschile, e inizierà a subire tutta una serie di violenze psicologiche fino ad arrivare quasi al fisico. Il terzo libro è Billy Elliot, siamo nell'84, in piena ribellione dei minatori inglesi, la Thatcher vuole stroncare la ribellione. Si parla di una famiglia che ha appena perso la moglie per il padre e la madre per due ragazzi, in particolare per il più giovane è una perdita insopportabile. E il padre in qualche modo cerca di introdurre il ragazzo alla boxe, ma proprio in quella palestra Billy scoprirà la danza. E siamo in un grande momento di conflitto, ma anche di un conflitto generazionale, perché il padre vorrebbe portare avanti questa passione nel figlio e il figlio capisce che invece sta andando in un'altra direzione. E tutti e tre i libri parlano in modi diversi di stereotipi, di luoghi comuni e di pregiudizi che Melvin nella sua opera ha sempre cercato di combattere o perlomeno di mettere in crisi e di farci ragionare su queste cose. E lascio un attimo Lucia la traduzione, poi vado con la prima domanda dei ragazzi e delle ragazze di Conversano. Sì. La prima domanda è appunto questa. Come mai Melvin hai deciso di scrivere un libro partendo appunto da un film? Solitamente si fa il contrario. Come ti è venuta l'idea? Cosa ti ha spinto a ispirarti a un film per poi
fare un romanzo? Questa è la prima domanda dei ragazzi di Conversano. Ah, ok. It is usually Bene. the case. So first of all. Prima di tutto, buongiorno. Buongiorno da un paese molto molto umido. Purtroppo non posso essere lì da voi in Italia, Italia del Sud, nel sole. È molto strano parlare ad un pubblico che non riesco a vedere, che non posso vedere. E non so, non riesco a capire come potete reagire, non vedo i vostri volti, i vostri visi, che sicuramente potrebbero darvi un feedback su quello che sto dicendo. Ebbene, il motivo per cui Billy Elliot è ispirato da un film è il seguente, è legato all'editore, molto semplicemente. Di solito scrivo per mio conto, ma succede che gli editori mi dicono che hanno un'idea e mi chiedono di prendere in considerazione la loro idea. L'editore mi ha scritto e mi ha detto e aveva scoperto tra l'altro Harry Potter. E pubblicava anche diversi gossip. E inoltre, l'editore aveva detto, mi aveva scritto, questo editore aveva creato da poco la propria casa editrice, è una editrice, una signora. E allora questo editore è venuto da me, mi ha contattato e all'epoca il film di Billy Elliot era appena stato prodotto. E la storia di Billy Elliot era un musical. Un musical era stato già messo in scena come musical da molti anni. E l'editore aveva acquisito i diritti del film per poterlo tradurre, trasformare in un libro. E con mia grande sorpresa, come avete anche detto, di solito è il contrario, un film viene tratto da un libro e c'è un motivo. I film costano moltissimo e l'industria cinematografica è un'industria ricchissima. I libri invece, l'editoria, i libri non costano moltissimo, bisogna soltanto semplicemente mettersi al computer, scrivere un libro, il libro poi viene pubblicato, per cui l'editoria è un'industria meno fiorente da un punto di vista economico. E quindi dovevo anche condividere le mie royalty anche con lo sceneggiatore. E il contrario non è un problema. Di solito il film viene tratto dal mio libro, è l'industria cinematografica che mi paga le royalty, che mi paga i diritti e che quindi mi permette di guadagnare moltissimo. Ma al contrario, le royalty sono state molto, molto limitate. Quindi ho pensato che fosse una cosa molto interessante, un esercizio interessante. Ho visto il film al cinema, mi è piaciuto moltissimo, il film è veramente eccezionale e quindi ho deciso il da farsi. Prima di tutto mi sono chiesto qual è il punto, qual è il punto, cioè scrivere un romanzo, una storia tratta da un film, il film è eccezionale, la storia è raccontata benissimo. Quindi non c'è un punto. Non c'è un punto, a meno che non possa fare qualcosa un po' in maniera diversa, a meno che io non scrivessi la storia in maniera un po' diversa rispetto al film. Quindi, quali sono le differenze tra il film e il libro? E ce ne sono di differenze. Una differenza è che il film si svolge sempre al presente. Anche se mostra alcune scene del passato, il film si vede adesso, ora. Occasionalmente
ci possono essere dei flashback, cioè si può ritornare al passato, ma anche in quel caso si vede qualcosa come se stesse accadendo in quel momento. Quindi anche la sceneggiatura, se leggete la sceneggiatura, leggete attraversa la stanza, bacia qualcuno, cioè sempre al presente, mentre nel libro molto spesso il tempo che si usa è il passato, quindi si ritorna al passato. Cioè in un paragrafo si può passare, si può ritornare indietro a 15 anni prima, si può parlare del giorno prima, quindi abbiamo questa grande flessibilità nella pagina scritta e questo è un elemento molto interessante. C'è anche un altro punto peculiare e anche molto interessante per me. In un romanzo si può ascoltare quello che accade nella testa di qualcuno, cioè si può ascoltare la voce interiore. Nel film non è possibile, cioè bisogna dedurre ciò che i personaggi pensano sulla base del loro comportamento, sulla base delle loro parole, dalle movenze, dagli spostamenti. Un buon regista quindi un buono scrittore può darvi una voce interiore. Quindi nel libro riuscite a capire che cosa succede nella testa del personaggio e questa è la differenza, è ciò che rende i libri unici. Ho usato la tecnica che ho usato nel passato per scrivere Billy Elliot, cioè ho parlato di Billy, di suo padre, degli amici, di fratello, e come se utilizzando l'io narrante in prima persona per dare questo senso di realismo e per trasferire quello che Billy Elliot pensava, quello che suo padre, suo fratello pensano attraverso un mondo interiore dei personaggi. E questa vi offre una prospettiva sicuramente diversa. Un elemento interessante su Billy Elliot. E c'è una sorta di presenza di qualcuno che è assente. Questa presenza di qualcuno che è assente è l'assenza della madre, perché Billy Elliot è orfano di madre. E Billy Elliot combatte tantissimo. Anche suo padre che ha perso la sua amatissima moglie, che combatte per portare avanti la sua famiglia e i suoi figli, e quindi suo padre deve quasi cercare di imparare a come si può fare da madre, ma suo padre, il padre di Billy Elliot, è un minatore che ama la box e per cui combatte moltissimo, perché la madre di Billy Elliot avrebbe detto al padre di lasciar stare Billy Elliot, di lasciarlo in pace, quindi è una battaglia anche per il padre, cercare di capire quale potrebbe essere il pensiero della mamma. E già che a un certo punto si capisce finalmente che deve seguire l'esempio della mamma, della moglie, e in questo modo il libro cerca di entrare nella voce interiore dei suoi personaggi. E quindi ho pensato che io avrei potuto aggiungere questa dimensione introspettiva alla storia. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, credo proprio di sì. Chiaro che, come dici tu, Melvin, non avendo un pubblico qui con noi, facciamo fatica a capire se effettivamente quello che stiamo dicendo è accolto o se fosse il caso di approfondire, ma non ce l'abbiamo e magari se riceveremo poi altre domande o approfondimenti te li faremo avere
potrei scrivere personalmente a questi ragazzi e queste ragazze che ci stanno seguendo. E uscendo un po' invece dallo scrivere, dalla narrazione. Potrei chiedere qual è l'età del pubblico, l'età dei ragazzi? Quanti anni? Hanno 7 anni, 15 sì, anni? Sì, allora anni? Siamo tra i 13 e i 16, perché sono collegati con noi delle scuole medie e delle scuole superiori. E questo è quello che mi è stato detto, però non so se dalla regia ci sono degli aggiornamenti. Sì, è così, giusto? Right. A good age. Good okay, age. Soprattutto scuole medie. Perfetta, soprattutto scuole medie. Perfetta. Però la domanda che ti ho posto mi veniva da una ragazza della scuola superiore, dal Delilla. E sempre da una ragazza delle scuole superiori viene questa domanda, che invece è più sulle un consiglio. Lei dice: che consiglio daresti ad una persona, ad un ragazzo, una ragazza, che per il giudizio degli altri, quindi per in qualche modo corrispondere alle aspettative sociali, decide di rinunciare ai propri sogni? To someone who wants to give up on their dreams. Allora, qualcuno che vuole rinunciare ai propri sogni? Sì, la domanda è: cosa pensa dei ragazzi che non riescono ad inseguire i propri sogni per paura del giudizio degli altri? Oh, dreams. Oh, sogni, i sogni. I sogni sono meravigliosi. Posso parlarvi della mia esperienza? Non ero molto bravo a scuola. Era difficile per me concentrarmi. Sui compiti, sulle materie scolastiche. Mi si diceva sempre che potevo fare di meglio, che avrei dovuto studiare di più. Ero un sognatore ad occhi aperti. Non ero molto bravo a scuola, però ero bravissimo nella lettura e nella scrittura. Mi piaceva moltissimo scrivere e leggere. Trovavo piacere dalla lettura. Avevo più o meno 12 anni quando ho deciso che sarei diventato uno scrittore. Ma avevo paura, avevo timore di confessarlo a chiunque. Più o meno credo che all'età di 12 anni forse non si è consapevoli quali siano le proprie ambizioni e i propri sogni. Io di solito i bambini, i ragazzini dicono mi piacerebbe essere un astronauta, ma questo non era la mia aspirazione. Per esempio mio figlio ama moltissimo suonare la chitarra. E perché era interessato a diventare una rock star. Quindi bisogna effettivamente fare quello che si desidera fare, inseguire il proprio sogno. Per cui credo che io mi sono un po' concentrato su questo sogno, sul sogno che avevo, senza dirlo, senza confessarlo. Non l'ho mai confessato nemmeno ai miei insegnanti. Volevo capire se fosse giusto o meno, perché pensavo che i miei amici potessero prendermi in giro, temevo che i miei insegnanti dicessero che io fossi assolutamente folle e che sarebbe stato per me pensare a identificare un mestiere, un lavoro. Però quando avevo tempo scrivevo per fare un po' di pratica, e poi quando ho
finita la scuola per me, avevo trovato un lavoro su un giornale locale, perché mio padre aveva dei contatti e quindi ho incominciato a fare questo lavoro per sei mesi, una prova di 6 mesi. E poi mi sono detto, io non voglio essere un giornalista, io voglio scrivere libri. E pensavo che viviamo un'unica vita. Io non credo nella reincarnazione, abbiamo soltanto una vita da vivere. E mi sono detto, allora, e perché? Perché non posso realizzare i miei sogni? Per quale motivo? Perché non tentare di realizzare il sogno, il mio sogno? Quindi bisogna avere le idee molto chiare ed essere veramente ostinati a perseguire la strada del sogno. E quindi ho cominciato a scrivere un libro, poi quel libro, il mio primo libro, non è stato pubblicato, poi ho continuato a scrivere negli anni. E quindi ho aspettato forse 15 anni prima che il mio primo libro fosse pubblicato, ma ho continuato a tentare, ho continuato a farlo. Ho fatto diversi lavori, però ogni qualvolta avevo tempo, ritornavo a scrivere, cercavo di scrivere qualcosa. Ed infine ho avuto successo. E il mio primo libro è Il grido del lupo, che è ancora pubblicato dopo forse più di 20 anni. Quindi sicuramente sono stato un uomo fortunato, perché sapete, si può sempre tornare a scrivere, mentre ci sono alcuni mestieri che si possono fare soltanto quando si è giovani, bisogna sempre fare pratica, continuare a fare pratica per poter diventare uno scrittore. In quel senso sono stato sicuramente fortunato, ma io avevo un sogno e ho cercato di portare avanti il sogno. Quindi io dico che non bisogna rinunciare ai sogni. Quando ci si sente forti, si può continuare e si può realizzare il sogno. Bisogna tenere stretto il sogno nel proprio cuore. Ci sono molte storie di persone che sono riuscite a realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni. Io mi ricordo che scrivere un libro era sicuramente una strategia ad alto rischio, soprattutto perché avevo abbandonato il lavoro che mi dava da mangiare, quindi è un rischio altissimo. Ma il lavoro era sicuramente molto meno soddisfacente, ma io ero pronto a correre quel rischio. Soltanto voi potete realizzare i vostri sogni. I sogni devono essere tramutati in ambizioni e facendo qualcosa affinché quel sogno e quell'ambizione diventino realtà. E a un certo punto della storia della vostra traiettoria il sogno si realizza. I sogni possono maturare quando si hanno 14 anni, 16 anni o 20 anni. Voglio raccontarvi un'altra storia. C'è uno scrittore inglese, George Orwell, e mi ricordo di aver letto tutte le opere di George Orwell. Mi ricordo che la persona che ha scritto la biografia sottolineava il fatto che George Orwell aveva incominciato a scrivere quando era molto giovane. E all'inizio si pensava che George Orwell fosse veramente spaventoso, ma soprattutto perché all'inizio la reazione alle opere di George Orwell è stata abbastanza negativa.
Ma George Orwell ha continuato a fare pratica e il suo stile, la sua prosa sono diventati di altissima qualità grazie ad una pratica costante. Potrei darvi un suggerimento per capire se si tratta di un'ambizione vera o meno. Cioè, se continuate a coltivare il proprio sogno, per esempio, se il vostro sogno è quello di scrivere, se vi rendete conto che continuerete a scrivere costantemente, ebbene, quel sogno diventerà una realtà. Bisogna tentare. Ho anche parlato con Mary Blackman e credo che, se non ricordo male, 50 delle sue opere sono state rifiutate dagli editori, però poi alla fine c'è riuscita, quindi bisogna continuare, perseverare, soprattutto se si ama il proprio mestiere. E pertanto, se avete un sogno, un'ambizione, se amate quel sogno e quell'ambizione, non dovete mai rinunciare. Per esempio, mio figlio, che voleva diventare un chitarrista in una band, soprattutto perché voleva fare impressione sulle ragazze. Ebbene, in quel caso, quello non è un sogno, non un'ambizione, era soltanto fare breccia nel cuore delle ragazze, e probabilmente in questo modo non si potrà mai diventare un chitarrista di grido. E quindi, ma se il sogno, se l'ambizione sono reali e se lavorate affinché questo sogno, questa ambizione si realizzi, vedrete che avete successo. Bene, e grazie per la tua risposta e quindi ragazzi, realizzate i vostri sogni, basta impegnarsi e lavorare duramente, che sia la scrittura, che sia qualsiasi altra cosa, le cose si imparano mettendole in pratica, lavorando duramente come ha fatto Melvin per raggiungere il suo sogno. E rimanendo nell'ambito dei sogni, ci sono diverse domande che cerco un po' di riunire sul ruolo dei genitori. Rispetto appunto alla realizzazione oppure no del proprio sogno. E, per cui ci sono alcune ragazze che chiedono appunto se i genitori possono avere un ruolo in questo percorso e se possono impedire la realizzazione di un sogno oppure aiutarlo e quindi quanta importanza poi hanno nella vita dei ragazzi e delle ragazze, i genitori. Well, dipende dai genitori moltissimo. Quando ho deciso di rinunciare al lavoro per diventare scrittore, mia madre mi diceva che avrei dovuto contribuire economicamente alla famiglia, avevo più o meno 20 anni e quindi credeva che il mio desiderio fosse sbagliato. Mio padre invece amava la scrittura e mi ha sostenuto moltissimo. Mi ricordo che mio padre mi ha sostenuto moltissimo, mi ha detto continua a scrivere, mentre mia madre non era assolutamente soddisfatta. Quindi ho avuto fortuna perché mio padre mi ha sostenuto. Se avete fortuna, se i genitori vi sostengono, e naturalmente se hanno anche le possibilità economiche per sostenervi, è una grande fortuna per voi. Quindi se c'è qualcuno che vi sostiene, sicuramente ciò fa la differenza. Mia figlia recentemente ha incominciato a lavorare ed è stata naturalmente pagata dopo 2 mesi dall'inizio del lavoro e naturalmente ho potuto sostenerla economicamente. E sicuramente se noi non avessimo avuto la possibilità di sostenerla, mia figlia forse avrebbe dovuto rinunciare al lavoro dei suoi sogni. Naturalmente non siamo ricchissimi, ma abbiamo la possibilità di mantenere i nostri figli. Quindi il supporto è importante, così come anche le possibilità economiche da parte dei vostri genitori.
se i vostri genitori possono sostenervi economicamente, possono sostenere i vostri studi all'università, allora la vita è molto più facile, mentre se la famiglia economicamente ha delle possibilità economiche limitate, allora sicuramente la situazione diventa più complessa. A meno che non ci sia qualcuno che vi sostenga anche al di fuori della famiglia. Conosco ragazzi, studenti, persone che non possono nemmeno fare i propri compiti di scuola all'interno della propria famiglia, perché magari la cultura dei genitori non è sufficientemente elevata, quindi non capiscono perché i figli debbano spendere tanto tempo sui libri. Quindi al di là delle risorse finanziarie, anche il background culturale è importante. La scuola è importante, la scuola è importantissima. A scuola, per esempio, quando andavo a scuola non c'erano corsi sulla scrittura creativa e quindi soltanto gli insegnanti possono incoraggiare gli studenti in assenza di corsi su scrittura creativa. Quindi, vedete, ci possono essere sempre ostacoli. Molto spesso bisogna trovare lo spazio per poter maturare e perseverare con i propri sogni se i genitori non sono o non sostengono. Ma spero e vi auguro a tutti i ragazzi che di perseverare con il proprio sogno e di ricevere il sostegno da parte dei genitori. E non dovete scoraggiarvi nemmeno se i genitori non vi sostengono e se nemmeno le scuole vi danno il giusto sostegno. E auguro a tutti una buona fortuna. Perfetto. Abbiamo ancora una ventina di minuti, quindi abbiamo ancora un po' di spazio per alcune domande. E io cambierei a questo punto il libro, fino adesso abbiamo parlato di Billy Elliot ed ora invece abbiamo alcune domande su Il grido del lupo. E come vi dicevo, appunto anche dal titolo, il libro parla di il protagonista, un ragazzo che scopre appunto questi ultimi lupi sopravvissuti in Inghilterra, questo cacciatore che cerca di cacciarli e sterminarli. E la domanda è appunto perché Melvin ti sei interessato all'uccisione degli ultimi lupi? Perché questo argomento e perché proprio nel tuo primo libro? Come mai sei partito proprio da lì? Okay, well, I've always been really fascinated by the sono sempre stato affascinato dal mondo, dalla natura selvaggia. Ho sempre avuto una passione quando ero un ragazzo, quando ero giovane. Avevo un libro su tutti gli animali estinti in Inghilterra, e in Inghilterra c'erano orsi, lupi, e molti di questi animali erano in via di estinzione. Quindi si trattava, per me i lupi sono degli animali magici, iconici, che non era più possibile incontrare nel continente europeo, cioè i lupi sono in fase di estinzione. Quindi ascoltavamo sempre queste storie spaventose sui lupi, sulla loro crudeltà, su quanto fossero pericolosi.
anche le prime molte storie presenti e disponibili in tutta Europa, per esempio i tre porcellini minacciati dal lupo. Ci sono moltissime storie con i lupi, anche le favole di Esopo, in cui viene sempre rappresentato questo personaggio, questo lupo spaventosissimo, orribile, crudele. Ma io non mi ricordo, i lupi invece sono degli animali sociali, vivono in branco, si aiutano reciprocamente. Per me è un animale fantastico. Quindi l'idea di questa storia mi è venuta un giorno, ero a casa e stavo facendo i servizi e c'era un programma alla radio chiamato Sister Wolf, su una ragazza che frequentava una scuola di suore, e una delle insegnanti in questa scuola era sempre veramente terribile nei confronti di questa ragazza, quasi facendole del bullismo. Quindi ecco perché questo programma veniva chiamato Sister Wolf. E allora mi sono reso conto che i lupi vengono sempre utilizzati come l'immagine di tutto ciò che è negativo, crudele, brutale. Ecco perché i lupi sono stati cacciati sino alla loro estinzione in Inghilterra e anche in tutta l'Europa. Ci sono moltissime storie sulla brutalità e la ferocia dei lupi. E perché? Probabilmente perché i lupi cacciano gli agnelli nelle aziende agricole. Ma ci sono moltissime storie su quanto siano feroci i lupi. Per esempio ce n'è una in Inghilterra, in inglese, una storia appunto che parla dei lupi, i lupi che cacciano i ragazzi, che cacciano i bambini. Non dobbiamo, naturalmente dobbiamo considerare che i lupi non sono sempre così pericolosi come vengono rappresentati. Anche mio padre, per esempio, scriveva testi scolastici e in questi testi scolastici molto spesso venivano anche rappresentate storie di questo tipo. E per esempio mia madre incoraggiava mio padre a scrivere questi libri di testo, anche perché per dare un maggiore sostentamento economico alla famiglia. E molto spesso in questi libri di testo venivano rappresentati sempre i lupi. Per esempio durante l'inverno, sapete che nei piccoli paesi in passato c'era sempre il timore che i lupi scendessero dalle montagne per poter trovare nelle aziende agricole e nelle case dei contadini da mangiare, depredando gli agnelli. Quindi allora io volevo invece rappresentare il contrario, volevo scrivere una storia in cui i lupi venivano rappresentati come il lato buono della società. Per esempio nelle favole di Esopo i lupi non hanno una famiglia, non hanno un nome, non hanno amici, sono soltanto dei killer. E quindi il cacciatore, nel mio libro Nel grido del lupo, invece ha le caratteristiche del lupo, cioè il cacciatore feroce, brutale, mentre i lupi hanno un nome, hanno amici, si curano a vicenda. Questa è la base del libro. Perché i lupi sono sempre stati considerati come feroci? Eh,
ci sono spesso nei villaggi, nei paesi, delle targhe che riportano qui è stato sterminato l'ultimo lupo. Perché era veramente una cosa importantissima in passato poter estinguere, uccidere l'ultimo lupo. E questo è una sorta di feeling sempre vissuto, sentito dalle persone. Cioè uccidere, sterminare l'ultimo lupo era una sorta di elemento di grande importanza, una sorta di premio per le persone. Mi sono imbattuto in una autobiografia di uno dei primi naturalisti che ha fatto dei reportage in Africa. Era in Nepal e in Nepal ci sono rinoceronti, è un luogo importantissimo per i rinoceronti. Questo è successo diversi fa. Credo che attualmente l'atteggiamento sia assolutamente diverso. Questo signore amava andare a caccia dei rinoceronti. E il naturalista ha sottolineato che se si continuava ad uccidere i rinoceronti con quella ferocia e con quella velocità, non ci sarebbero stati più rinoceronti sulla faccia della terra. E la conservazione delle risorse naturali non era una grossa preoccupazione quando ero giovane. Si pensava che le risorse naturali fossero assolutamente infinite, mentre adesso, attualmente, sappiamo benissimo che è importante preservare delle risorse naturali, che bisogna preservare e proteggere creature fantastiche. Quindi io volevo veramente colpire, arrivare al cuore dei lettori con questo libro, perché in questo libro si parla del tentativo di sterminio dell'ultimo lupo, il lupo invece che deve essere preservato. Ok? Allora, ci hai dato una chiave un po' anche di lettura della tua poetica, nel senso che, come dire, sei partito con il tuo primo libro, con appunto un immaginario collettivo che ha paura del lupo, no? C'è questo luogo comune della violenza, del sadismo del lupo che tu hai cercato in qualche modo, come dire, un po' di ribaltare, no? Ed è un po' un tema, chiamiamolo così, che attraversa tutta la tua produzione letteraria, quello delle paure umane e di quello che abbiamo paura da affrontare. Ora faccio una carrellata veloce anche un po' per presentare ai ragazzi gli altri libri che non hanno letto, tuoi, che invece possono trovare, che sono editi, che sono bellissimi e che vale la pena di affrontare e di leggere. E, che ne so, Kill Enemies. Un'altra paura è i bulli, no? Abbiamo paura dei bulli e qui Melvin è entrato in una scuola di ragazzi, quelli che definiti ragazzi cattivi, una scuola speciale, una scuola che dovrebbe rieducarli, è passato 3 anni con lui, ed è un'esperienza vera, ce l'ha raccontato lui, e poi ha cercato di trasformare in un romanzo questa esperienza diretta del rapporto con questi ragazzi ritenuti violenti, ritenuti socialmente poco integrati nella società. E, oppure un'altra paura che ha affrontato in un altro libro, in Lady, La mia vita da cane, ha affrontato la paura dei nostri istinti. Cosa ci portano a vivere i nostri istinti? E qui ha avuto un escamotage narrativo molto intelligente, cioè ha preso una ragazza di 16 anni e a un certo punto questa ragazza incontra un personaggio strano, uno sciamano che la trasforma in un cane. E da quel momento tutta la vita di questa ragazza prende spunto dagli istinti e dai sensi, dall'olfatto, dal gusto,
si ribalta completamente la sua vita, cambia la prospettiva, no? È una vita molto più istintuale. Cosa ci porta a vivere e essere molto più istintivi? E un altro libro, ed è un po' il libro che l'ha reso famoso in tutto il mondo, è stato il libro riconosciuto per 10 anni il libro più importante in Inghilterra dalle classifiche, che è Junk o Kill All Enemies, e racconta un'altra paura di fatto, è la paura della droga. Qual è il genitore che non ha paura che suo figlio possa incontrare un giorno le droghe? E qui Melvin affronta questo tema e ci porta dentro a un gruppo di ragazzi che fanno questa esperienza, e cosa significa per loro questo tipo di esperienza. E sempre per rimanere sulla questione delle paure, il rogo, questa è una paura atavica collettiva, la paura delle streghe, sono appunto i roghi che vengono utilizzati per bruciare quelle donne che un tempo in realtà erano le curatrici, no? erano quelle che conoscevano le erbe, erano quelle che permettevano a una comunità di poter appunto far fronte a certe malattie quando poi non c'erano i medici per poterlo fare. E sono passato proprio da questo libro proprio perché avrei piacere che Melvin ci raccontasse e presentasse ai ragazzi il suo ultimo libro appena arrivato in Italia, e si intitola, scusatecelo alla rovescio, The Lost Witch, l'ultima strega, no scusate, la strega perduta, e ci racconta di questa famiglia che di ritorno dalle vacanze, in una giornata di pioggia nella brughiera inglese, finisce in una scena stranissima, sembra davvero una scena di fantascienza, infatti è molto potente quella scena. C'è pioggia, ma c'è una luce potentissima, ci sono macchine, pick-up, jeep che arrivano da tutte le parti, ci sono queste tre lepri per la strada che corrono, e una di queste tre lepri balza nella macchina di Bea, che è la protagonista di questa storia. E si capisce che è una lepre, ma forse no, è un essere molto spaventato, la ragazzina la protegge, poi la lepre se ne scappa, e sarà proprio Bea che, torniamo alla questione degli istinti, in un impulso che lei non riesce bene a capire, si sporge dal finestrino, fa un urlo, emette dei suoni che nemmeno lei riconosce, e a quel punto arrivano dei cervi che allontanano i cacciatori e salvano le lepri. E Bea lì capisce che forse ha un potere, forse può comunicare con altri mondi, ed è molto spaventata da questa cosa, pensa di essere pazza, nessuno le crederà, e anche lì è un'altra paura, no? La paura dell'eccezionalità, no? Dell'essere diversi e di poter in qualche modo poter esprimere quell'eccezionalità. Se ti va di raccontare ai ragazzi questo libro, di presentarlo, così li lasciamo anche con un consiglio di lettura, e non solo per loro, ma anche per tutti quelli che stanno seguendo questa diretta e che seguiranno questi contenuti poi sulle piattaforme che Lector ha predisposto per diffondere questo momento di condivisione con te. Yes. Sì, ok. The Lost Witch. È l'editore che mi ha chiesto di fare un libro sulle streghe. E mi sono chiesto, se esistessero le streghe, come sarebbero? Simone, hai parlato di sciamano, potere sciamanico, sì. In questo mondo, in un mondo spirituale. Le religioni si basano su questo, le religioni si basano sugli spiriti, sull'importanza degli spiriti. Tutto ha uno spirito, al di là delle religioni, anche alberi, gli animali, anche i fiumi, le montagne, le colline hanno uno spirito. E le streghe hanno un legame con questo mondo nascosto, al di sotto della superficie. Quindi le streghe mi interessano perché sono state sempre perseguitate nella storia.
Il cristianesimo, il cattolicesimo è sempre stato intollerante nei confronti delle streghe nel mio paese, nel vostro paese le streghe sono state messe a rogo in tutta Europa, c'è stato un vero e proprio massacro, sterminio delle streghe, di persone additate come streghe. E questa idea può essere una persona normalissima, si possono avere amici e mondo sommerso, un mondo che gli altri non possono vedere. Per molti scrittori si ha questa sensazione di pericolo, che ci sia qualcuno che vi stia dando la caccia, anche la propria famiglia. Tutto ciò si basa naturalmente sulla fantasia, sull'immaginazione, cioè è una storia, è un libro che riflette, che esprime la diversità, anche avere delle competenze, delle capacità che sono diverse dalle capacità normali. Quindi, come ha detto Simone, parlavo prima del clima, in Inghilterra è sempre molto umido, piove sempre e spesso la pioggia è veramente incredibile, non potete mai immaginare quanto piove qui. Ci possono essere delle ondazioni, spesso anche il vento soffia fortissimo e può aumentare il rischio di inondazione. E ho parlato di questa scena, ho parlato di Bea appunto che ritorna, che è giornata di pioggia, che ritorna a casa in macchina con la propria famiglia, con i propri genitori, e ha questo incontro stranissimo nella mitologia inglese. C'è sempre una grande associazione con le streghe. Una cosa interessante relativa agli spiriti è che lo spirito può lasciare il corpo e quindi viaggiare, e quindi potrebbe entrare all'interno di un'altra creatura vivente, e quindi gli spiriti possono attraversare il mondo. E quindi una notte buia, scura, piovosissima, tutto veramente spaventoso. E Bea è in macchina, è in auto, e quindi e vede tutte queste jeep, queste macchine in questa notte spaventosa, e vanno tutti a caccia di queste lepri, e una di queste lepri si rifugia nell'auto di Bea, e quindi emerge a questo punto l'anima della strega. E Bea non sa nulla di tutto ciò. I cani incominciano ad abbaiare contro le lepri, queste lepri spantate. E naturalmente il cuore della lepre spaventata accelera il proprio battito. E in questo modo quindi Bea ha l'impulso di urlare, e il suono che esce dalla sua bocca è un suono stranissimo, e tutto questo suono non fa altro che richiamare i cervi che salvano le lepri. Ma ci sono tre cose che accadono: la caccia non era la caccia alle lepri, ma la caccia alle streghe. E in secondo luogo, Bea incomincia a vedere gli spiriti intorno a lei. E i genitori pensavano che Bea fosse diventata folle, perché i genitori non vedevano gli spiriti. E le streghe sanno che adesso Bea fa parte di loro, e quindi vogliono salvarla. Quindi Bea deve lasciare
i genitori. Mabè ha 14 anni, è una ragazza. E come può abbandonare la propria famiglia per unirsi ad un gruppo così strano? Quindi è questo il conflitto che emerge dal libro. Beh, potrebbe essere dalla parte sbagliata e quindi combatte moltissimo con se stessa e con le persone che la circondano. Quindi è un libro molto interessante da poter elaborare, e questo perché io sono sempre stato molto affascinato dall'idea degli spiriti che viaggiano nel mondo. Sono sempre stato interessato a questa dimensione diversa, a queste strane creature. Il libro è stato pubblicato quest'anno, è stato un libro molto molto difficile da scrivere, da fare, sicuramente non un libro facile. Bene, io direi che il tempo a disposizione è esaurito. E ringraziamo Melvin per la grandissima disponibilità e per l'intelligenza con la quale poi riesce sempre a dare uno sguardo trasversale, profondo alle domande che gli vengono poste. E ringrazio soprattutto i ragazzi e le ragazze che hanno letto i suoi libri e li incoraggiamo a leggerne altri, perché leggendo libri importanti la testa, come dire, diventa più complessa, più intelligente, più interessante. E ringraziamo le interpreti, Lucia ed Elvira, che sono state gentilissime e disponibilissime e ci hanno aiutato a portare avanti questo incontro. Ringraziamo l'organizzazione del festival, che ha fatto i salti mortali per poter fare questa edizione in una situazione veramente difficilissima e senza pubblico, con un grande apporto anche tecnologico per poter portare avanti questo momento di confronto tra noi e il pubblico e gli scrittori e gli intellettuali che fanno parte di questo progetto. E salutiamo tutti e alla prossima puntata. Grazie. Okay, thank you all very much. Thanks, guys. Grazie, grazie a tutti. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie Lucia, grazie Elvira. Sì, più o meno, sì, il microfono non era proprio perfettamente funzionante.